Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Innanzitutto vorrei ringraziarvi tantissimo per i commenti che avete lasciato sotto l'ultimo video. So che lo dico ogni volta, però mi fa sempre tanto piacere. Come sapete io cerco sempre di migliorare e devo dire che spesso mi trovo commenti che appunto mi fanno venire voglia di metterci più impegno a fare questi video e comunque dovete sapere che facendo un lavoro a tempo pieno è difficile realizzare questi video e sono casi a cui io tengo veramente tantissimo, quindi cerco veramente di mettercela tutta. E da adesso in poi cercherò di riguardarmi un pochino di più per quanto riguarda l'utilizzo dei nomi, almeno dei vari assassini, invece di chiamare sempre l'uomo piuttosto che la donna, perché mi avete fatto notare che a volte può dare fastidio. Sono anche molte persone che si sono lamentate del mio tono di voce. Purtroppo, ragazzi, questa è un po' la mia voce e il modo in cui io tratto di questi casi, perché è un po' difficile metterci più energia quando si tratta di casi del genere, perché io penso molto a questi casi mentre li racconto e quindi un pochino mi sembra un po' di riviverli e non so se li faccio rivivere anche voi. Cioè, l'obiettivo di questi video alla fine è diffondere consapevolezza e anche un po' ricordare queste vittime, un po' come quello che cercano di fare molte altre mie colleghe qui su YouTube trattando di casi true crime. So che molto spesso svio troppo anche quando faccio questi video, però dal momento che parlo di Giappone sono cose magari che vivo tutti i giorni o magari sono, mi piace comunque aggiungere un po' anche della cultura giapponese, perché originariamente questo canale era anche di cultura giapponese, che è un argomento che a me interessa moltissimo. Quindi io spero che quando svio troppo magari in queste discussioni possa comunque essere qualcosa di interessante che può piacervi o almeno aprirvi una finestra su una cultura che magari molti di voi non hanno avuto mai l'occasione di conoscere di prima mano, perché appunto non vivete in Giappone. Cerco comunque di rimanere in tema, però c'è anche un'altra questione che talvolta si solleva, il fatto che quando parlo di determinati crimini, a volte anche nella mia mente, compaiono vivide delle immagini che magari mi fanno ripensare ad alcune cose che ho visto, sentito o vissuto anche nella mia vita. Quindi è anche questo uno di questi motivi che talvolta mi porta a parlare troppo magari di argomenti non necessariamente riferiti al caso che sto trattando in quel momento. Chiusa questa grandissima parentesi, questo è un video speciale perché sarà un video che realizzerò in collaborazione con il canale Solo Horror, che è questo mio amico che ho conosciuto grazie a Marilyn, con la quale ho collaborato qualche settimana fa e spero di poter collaborare anche a breve di nuovo in futuro. So che lei si guarda i miei video e che mi fa molto piacere, a volte mi mette un pochino diciamo di pressione quando so che ci sono altri youtuber che guardano i miei video, perché non lo so, però quando vedo le altre persone che realizzano video true crime mi sembra di essere sempre quello un po' meno adatto, però vi assicuro che ce la metto veramente tutta e ci sono tanti commenti che mi fate che mi fanno veramente venire voglia di realizzare più video. Col canale di Solo Horror, infatti, dovete sapere che sul suo canale abbiamo realizzato un video su Sadabe, che magari finito questo potreste andarvelo a vedere, perché il killer era proprio un fan di questa donna e ne era rimasto particolarmente affascinato. Ma adesso concentriamoci sulla storia di Matsuo Toi e quindi del massacro di Tsuyama. Questo praticamente è forse il primo grande massacro della storia giapponese e a oggi è assolutamente uno dei più gravi. E ragazzi, non è un caso che sto realizzando tutti questi casi su tutti i massacri più importanti giapponesi. Abbiamo parlato di quello di Sadamichi, di quello avvenuto nella scuola di Osaka, parliamo oggi di questo di Tsuyama. A breve parleremo anche di casi avvenuti sui treni e soprattutto del caso di Akihabara, che penso che sarà proprio uno dei prossimi che tratterò. C'è una ragione per cui sto trattando tutti questi casi e lo scoprirete presto, perché voglio cercare di
proprio andare a fondo in queste faccende e cercare un pochino di vedere insieme, anche attraverso i vostri commenti mi aiutano tantissimo anche a prendere nuovi spunti di riflessione e a pensare maggiormente ai casi e a cose che magari non avevo ipotizzato. Quindi unire quello che so della società giapponese più l'esperienza di ognuno di voi che condivide sotto questi video mi dà veramente la possibilità di ragionare ulteriormente su questi casi e magari confrontandomi anche con degli esperti, cercare di un pochino analizzare la psiche, come vedremo adesso nel caso di Tsuyama. 20 maggio 1938. La tranquillità degli abitanti di Kamo, un villaggio vicino a Tsuyama, nel sud-est del Giappone, viene scossa da una terribile strage, perpetrata da Mutsuo Toi, che verrà ricordato con il nome Tsuyama Jiken, ovvero il massacro di Tsuyama. Ma chi era Mutsuo Toi? E che cosa ha portato questo 21enne a prendersi la vita di 30 persone? Ciao ragazzi, sono Andrea di Solo Horror e oggi è un piacere per me essere qui. Nel mio canale, come potete immaginare, trattiamo qualsiasi aspetto dell'horror, dai video inquietanti ai casi true crime, quindi ragazzi, se questo è il vostro genere, vi ricordo di passare pure da me, dove c'è già un altro video fatto in collaborazione con Sebastiano. Quindi grazie Seba per questo spazio e iniziamo. Persone come Mutsuo Toi vengono definite spree killer, ovvero assassini i cui omicidi avvengono in un'improvvisa esplosione di violenza, che di solito termina con il suicidio. Ad oggi il suo caso è considerato il più terribile atto compiuto in Giappone da una sola persona. Mutsuo Toi è nato il 5 marzo 1917 nella prefettura di Yokohama. La prima parte della sua infanzia non è particolarmente problematica. I suoi genitori sono benestanti e cresce in maniera piuttosto agiata. Purtroppo però i genitori muoiono di tubercolosi quando è ancora un bambino. E questo stravolge completamente la sua vita. Lui e la sorella vanno ad abitare presso la nonna, nel piccolo villaggio di Kamo. Apparentemente però, la tragedia non influisce sul suo carattere, rimane un bambino estroverso e felice, con un buon rapporto con la nonna e con la sorella. Immaginatevi quanto deve essere difficile per un ragazzo crescere senza i genitori. E il fatto che lui fosse rimasto un ragazzo felice ci fa capire quanto lui era forte, o almeno poteva sembrare che così fosse. Il ragazzo infatti continuava comunque a mantenere un ottimo rapporto con la nonna e la sorella. Questa felicità tuttavia tutto a un tratto cambia e cambia proprio quando la sorella si sposa e va a vivere in un'altra casa, quando aveva solo 17 anni. Il comportamento del carattere di Matsuo viene ben presto notato anche dagli altri abitanti del villaggio che iniziano a considerarlo come uno hikikomori. Quindi una persona che vive praticamente da recluso, che non vuole mai vedere nessun altro, sempre rinchiuso tra le mura della propria dimora. Io posso immaginare come questa sorella, magari dal momento che i genitori se ne erano andati, poteva essere l'unica sua punto saldo, e il fatto che questa sua sorella se ne fosse andata, magari per lui ciò significava una specie di tradimento. Nel 1936, 2 anni dopo, un fatto di cronaca attira la sua attenzione. La storia appunto di Sadaabe, colei che aveva ucciso il suo amante strangolandolo e gli aveva reciso il pene con un coltello da cucina, portandolo con lei nel suo kimono per 3 giorni, fino al suo arresto. Dovete sapere che Matsuo Itoi ne è rimasto talmente affascinato, anzi possiamo dire proprio ossessionato, da questo caso, tanto che ha iniziato a scrivere un libro proprio su questo fatto, intitolandolo Yu to Kaio Maru. Il caso comunque era veramente famoso all'epoca, quindi tutto ciò non sembra poi così strano. Inizia anche a praticare lo yobai, dai kanji notte e strisciare, ovvero l'antica tradizione popolare giapponese di entrare furtivamente di notte nelle case e nelle stanze delle fanciulle per cui si aveva un interesse di tipo romantico, per cercare di invogliarle a fare sesso. Se la donna avesse acconsentito, avrebbero passato la notte insieme, per poi sgattaiolare via in silenzio, in modo da non farsi scoprire dal resto della famiglia della ragazza. Se la pratica aveva successo per 3 notti di seguito, la coppia si sarebbe frequentata apertamente. Era un metodo di corteggiamento che troviamo anche nell'Ise Monogatari, i racconti di Ise, opera del periodo Heian, che va dal 794 al 1185, che poteva portare al matrimonio. Qualche ragazza accetta. Ma lui pensa di essere odiato per la sua ipersessualità e di essere considerato un pervertito. Nel maggio del 1937, però, a Mutsuo viene diagnosticata la tubercolosi,
al tempo una malattia incurabile, quella che aveva ucciso i suoi genitori. Quindi le ragazze del villaggio iniziano a rifiutare le sue avances sessuali. La sua condizione diventa presto di dominio pubblico e i suoi vicini iniziano a ostracizzarlo. A questo punto Mutsuo si rende conto di essere in pratica un condannato a morte e nella sua disperazione inizia a pianificare la sua vendetta contro la gente del villaggio, che porterà a termine il 20 maggio. Notte tempo, sale su un traliccio elettrico, apre la scatola di giunzione e toglie la corrente all'intero villaggio, facendolo sprofondare nell'oscurità della notte. A questo punto mite la sua prima vittima, sua nonna di 76 anni. La decapita con un'ascia e in una nota scrive di aver preso questa decisione perché non poteva lasciare che affrontasse la vergogna di essere associata a lui, un assassino. Dopodiché si lega due torce elettriche alla testa, si arma di ascia, katana e un fucile e attraversa il villaggio con l'obiettivo di uccidere chiunque l'avesse deriso. In realtà c'erano già stati dei sospetti su di lui, non nascondeva il suo odio per alcune persone di Kammu e dei vicini lo avevano sentito pianificare proprio quel massacro. Quindi la polizia si era già recata a casa sua e aveva confiscato la pistola da collezione. La cosa forse che più fa arrabbiare di questo caso e che lo rende particolarmente triste e scioccante è che quindi tutto ciò sarebbe potuto essere evitato se solo ci fosse stata un'attenzione maggiore da parte della polizia. Come avrete capito, il deterioramento fisico e mentale di Mutsuo era ben noto. Ormai si capiva che era al limite e tra l'altro dovete sapere come i vicini praticamente lo sbeffeggiavano perché credevano di aver sventato i suoi piani. Io credo davvero che una cosa che questo Mutsuo detestava era proprio l'essere deriso, l'essere preso in giro, non l'essere preso sul serio. Perché comunque voi dovete immaginare che era un ragazzo che già ha avuto una vita così difficile, che ha perso i propri genitori per questa malattia di cui lui stesso si è malato, e avere dei vicini che si prendono gioco di voi e tutte le persone che vi allontanano, vi additano per una malattia che non avete scelto di prendervi, per una malattia che ha scelto voi. Capite la sfortuna che questo uomo ha avuto, non che questo giustifichi quello che andrà a macchiarsi, però in qualche modo secondo me possiamo un filo perlomeno comprendere quello che magari passava nella testa di questo Mutsuo. Mutsuo infatti, come vi ho spiegato, era riuscito a procurarsi un'altra arma e stava portando a termine la sua vendetta. In circa 90 minuti riesce infatti a far fuori ben 30 persone. 27 hanno perso la vita all'istante e 3 successivamente in seguito per via delle ferite riportate. Il più giovane aveva solamente 5 anni e il più anziano 85. A questo punto, al sorgere del sole, va su un passo di montagna a circa 3 km di distanza dal villaggio e decide di togliersi la vita sparandosi con un colpo al petto. Sono state trovate 7 note da suicida. In una di esse afferma di non essere riuscito a prendere tutte le vite che avrebbe voluto. Ci sono quindi dei dubbi su quando le può avere scritte, se prima o dopo il massacro. Due abitanti del villaggio, ad esempio, si sono salvati perché non erano a casa quella notte, e un altro ha implorato di non essere ucciso e l'assassino l'ha risparmiato dicendo: se sei così disperato, ti risparmierò la vita. Alcuni sopravvissuti hanno detto che le due torce nella notte ricordavano un demone della cultura giapponese. Il villaggio rimase segnato per sempre da quell'incidente e non si riprese mai più. Cambiò il nome da Kammu a Kaio, ma rimase tristemente famoso e ancora oggi parlare di questa faccenda è un tabù. È comunque possibile vedere una tomba con scolpito nella pietra 21 maggio 1939 a prova di questo fatto. La popolazione del villaggio al momento del massacro era di 23 famiglie e 111 persone, ma nel 2010 era di 13 famiglie e 37 persone. Dopo il massacro alcune famiglie si sono trasferite. La maggior parte dei residenti del villaggio hanno ora più di 65 anni e hanno dichiarato che nessuno si è mai trasferito lì dopo il massacro. La casa di Mutsuo Toi è stata demolita nel 2015, dopo essere stata abbandonata per anni. Nel 1983 uscì addirittura un film su questa storia, Ushimitsu no Mura, di Noboru Tanaka, con Masato Furuya nel ruolo del protagonista, Tsujo Inumaru.
Un giovane emotivamente sconvolto che si lancia in una violenta carneficina dopo che la sua tubercolosi gli impedisce di servire nella Seconda Guerra Mondiale. Una curiosità abbastanza macabra è che l'attore morì suicida e si impiccò nel 2003. Non lo so, è veramente un caso complesso perché, ok, ha fatto questo massacro in un momento di disperazione, quando era veramente al limite, dopo una vita veramente difficile e tutte queste situazioni così complicate, però è come se, benché avesse colpito così tante persone, ha comunque riflettuto, per esempio, ha scelto di far fuori sua nonna, perché non voleva che lei vivesse con lo stigma di essere associata a una persona del genere, quindi la vergogna, sapete, la reputazione è veramente importante in Giappone, quindi non voleva che sua nonna dovesse vivere un altro giorno per vedere quello che ne era stato del suo nipote che lei tanto amava, questo lo posso capire. Però, vedete, lui voleva far fuori il maggior numero di persone, però aveva comunque dei rimorsi, non è che era in completo stato di shock, quindi in qualche modo lui poteva, nella sua torbida visione del bene o male, vedere che cosa stava facendo, almeno in parte, perché ad esempio non si spiegano perché alcune persone ha scelto di salvarle, risparmiarle, altre meno. Voi cosa ne pensate davvero? Scrivetemelo nei commenti perché voglio veramente conoscere la vostra opinione. Io mi ricordo che mi sono trovato a cena con alcuni giapponesi perché, sapete, ormai tratto di questi casi un po' da un po', e alcuni un po' con curiosità mi chiedono di che caso hai parlato, e ci sono dei casi che nomino che veramente vedo i miei amici giapponesi sbiancare e non mi dicono nulla. È successo così sia per il caso di Osaka, quello della scuola, sia per questo caso che il caso di Junko Furuta, che mi piacerebbe trattare in futuro, magari in collaborazione con l'Occhio Creepy. Stiamo valutando se possiamo realizzare questa cosa. Vi dico già che mi sono procurato i manga e anche i film e una serie di cose che vorremmo aggiungere a questo video per farlo il più completo possibile. Mi sto leggendo alcuni testi in giapponese apposta. Io, ragazzi, spero davvero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un mi piace. Vi consiglio anche di passare per il canale di Solo Horror. Grazie mille per avermi aiutato in questo video e noi ci vediamo al prossimo. Grazie per aver scelto di guardare questo video e alla prossima. Ciao.